Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog, bentornati o bentornate sul mio canale. Allora, oggi è martedì 14 giugno, sono circa le 8 e mezza, mi sono svegliata da un quarto d'ora. Questo perché nonostante io mi sia addormentata verso le 2 e un quarto, già mi sento super riposata, perché ieri ho fatto una tirata di sonno di 12 ore, mi sento come se potessi rimanere sveglia per tutta la settimana. Oggi, come al solito, il martedì è da vedere. Vorrei andare a mare perché vi giuro è stupendo, già lo vedo da qui. Però devo vedere se allenarmi o meno, perché stasera ho un 18esimo e devo organizzarmi con gli orari. Intanto mi sono alzata e voglio andare a fare colazione. Adesso vediamo cosa mangiare. Comunque, finalmente sabato ho fatto le unghiette. Guardate quanto sono carine. Vi giuro che da quando faccio le unghie è la prima volta che le faccio così corte, ma mi piacciono un sacco. Le ho fatte quadrate e corte e come vedete non è un bianco gesso, diciamo proprio bianco bianco, ma un bianco latte, un po' più trasparente, più chiaro. Ditemi cosa ne pensate perché io le amo e devo dire che secondo me questa forma mi sta molto molto meglio. Io utilizzo questo qui che è un portapillole, metto tutta la mia integrazione giornaliera e me lo posso portare anche in giro, per esempio in palestra o quando mangio fuori. Per colazione ho preparato le famosissime crepe che già conoscete tutti. E volevo anche mostrarvi questo olio d'oliva extravergine spray che ho preso su Prozis. Vi lascio il link giù nell'info box perché è super comodo. Ovviamente già la ricetta ve l'ho mostrata, ve la lascio nel video che vi linko qui in alto a destra nelle i. Come al solito le ho farcite con lo yogurt greco dolcificato con l'aroma alla vaniglia e poi ho messo anche sopra questa marmellata bio di Protis alla fragola, che sapete già se mi seguite da tempo che è la mia preferita in assoluto. Ovviamente tutto ciò che ho utilizzato, che utilizzerò di Protis in questo video lo trovate linkato qui giù nell'info box. Dopo colazione sono passata a sistemarmi, a lavarmi e volevo approfittarne per mostrarvi questo spazzolino elettrico di Asmile che sto utilizzando in questo periodo e con cui mi sto veramente trovando bene, quindi volevo farvelo vedere meglio. Innanzitutto è uno spazzolino elettrico super elegante e super tecnologico. Elegante già dal design perché è fatto come una colonna romana, quindi ha 14 creste auree per la maniglia che vi consentono anche una presa antiscivolo. Ha tre modalità di pulizia, quindi soft, clean e white, e inoltre ha un timer impostato di 2 minuti con un promemoria ogni 30 secondi per appunto dirvi di cambiare zona. Inoltre la carica completa, che è di 4 ore, può durare anche fino a 6 mesi. È perfetto anche per chi ha dei denti o delle gengive sensibili perché ha una modalità di pulizia che va a prevenire i danni causati da una spazzolatura troppo forte. Vi danno due cambi che sono però diversi a seconda della vostra esigenza, quindi uno più professionale, uno più soft. Ovviamente vi lascio il link qui giù nell'info box. Allora, ho appena finito di registrare un video su TikTok per la Mac perché mi hanno inviato dei prodotti stupendi, edizione limitata di Stranger Things. E adesso volevo fare innanzitutto merenda perché sto morendo di fame, sono tipo le 11 e mezza penso. E poi volevo anche preparare il pranzo e andare a pranzare in spiaggia. E anche perché oggi sembra veramente bello e mia sorella è già scesa. Quindi adesso andiamo. Andiamo a fare merenda, andiamo a preparare il pranzo e ci andiamo a preparare per il mare. Poi di pomeriggio penso nulla, salirò dalla spiaggia e verrò a preparare perché stasera 18esimo e ancora non so neanche che mettermi. Ottimo, direi. Andiamo. Allora,
Allora, ho preparato il pranzo, ho fatto una semplicissima insalata con del petto di pollo che mia mamma mi ha comprato ieri. A parte sto portando anche delle gallette e basta, anche perché stasera c'ho il 18esimo, quindi già so che mi ingozzerò. E nulla, mi sono messa questo costume nuovo, ovviamente di Shein, che già vi ho fatto vedere sempre nell'haul. Lo lascio qui in alto a destra. Sotto c'ho questi pantaloni da spiaggia e le mie ciabattine di Prozis. Ho preparato il borsone con l'acqua, tutto quello che mi serve e nulla, adesso lo scendiamo. E rieccomi dopo un bel po' di ore perché oggi non ho più preso la videocamera da quando stamattina vi ho detto che sarei andata a mare e appunto sono andata non più in spiaggia bensì negli scogli perché in spiaggia l'acqua oggi era bruttissima, sporchissima e quindi nulla, ho passato praticamente tutta la giornata a mare alle 6 meno un quarto, sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia e mi sono preparata perché appunto, come avevo detto, stasera ho un 18esimo, ora sono le 8 e un quarto circa, alle 8 e mezza devo essere lì e adesso vi faccio vedere che cosa mi sono messa. Mi sono messa un vestitino troppo troppo bello di mia sorella, gioielli, insomma vari orecchini che già conoscete, collanine, anelli, non possono mai mancare. E adesso vi faccio vedere anche bene il vestito e le scarpe, sono quelle del mio compleanno, del mio 18esimo. Il trucco l'ho fatto un po' diverso al solito, perché negli occhi ho messo un blu mischiato col verde e nelle labbra ho messo il contorno, una matita che è più che sul marrone, sul ciliegio. Oddio, non so parlare più. Più che sul marrone e sul ciliegia. Solitamente io metto sempre o marrone o rosso. E poi ho messo anche un fucsia che ho sfumato. Mi è venuto un effetto abbastanza carino, quello che volevo. E quindi stasera si mangia. Vi faccio vedere poi che cosa ci danno a mangiare. E poi penso dopo il 18esimo, dipende a che ora finisce, mi farò una passeggiata, non so. E poi niente, si torna a casa e si dorme. Penso di dover finire ora il video perché non credo poi farò, diciamo, la... come si chiama? Outro? Non penso farò la fine quando tornerò. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento per farmelo sapere. Io vi mando un grossissimo bacio. E ci vediamo presto con un nuovo video. Prossima volta penso di portarmi un altro video, quindi non un vlog, anzi lo spero. Vorrei anche sapere magari da parte vostra se ci sono particolari richieste, quindi mi raccomando fatemelo sapere qui giù nei commenti o su Instagram, insomma, dove volete. E nulla, adesso vado. Bacione. Ecco qui il vestito, è questo qui. Mi piace un sacco perché è super estivo ed è elegante, ma allo stesso tempo, secondo me, è perfetto anche per uscire, per esempio il sabato sera. E le scarpe, come vi ho detto, ho messo queste qui, quelle del mio 18esimo, ovviamente con il tacco che ci stanno perfette. Borsettina, ho preso una borsettina dorata, questa qui, che mi hanno regalato per il 18esimo. Dorata, quindi ci sta perfettamente. E nulla, basta. Questa è la cena che abbiamo fatto al 18esimo. Era stile apericena, quindi c'erano un po' di cose tutte messe nel piatto, e partendo dalla pasta al pistacchio che era buonissima, la caponata di melanzane, altrettanto buona. Poi c'erano anche vari paninetti, una pizzetta fritta con sopra la mortadella, il pesto di pistacchi e la ricotta, buonissima. E nulla, questo video finisce qui, già vi avevo salutato, però vi risaluto di nuovo, vi mando un grossissimo bacio. E ci vediamo presto con un nuovo video.